un impianto molto innovativo, e però che cerchiamo di sviluppare con una filiera anche tecnologica e universitaria locale. Sicuramente il fotovoltaico, che è una tecnologia più matura e che vede adesso un'opportunità di sviluppo molto importante, e in prospettiva qua c'è il presidente Tilocca, il ciclo combinato, che è lontano nel tempo, perché sicuramente dovremmo arrivare in forza al 2013-2014, però lo sforzo di questa amministrazione regionale è importante di averci dato la possibilità di un ciclo da 400 MW, che è un impianto standard come a benchmark, cioè come ce l'hanno tutti in Italia, quindi dandoci effettivamente l'opportunità di fare di Ottana un posto normale. E ritornando a prima, nel senso che dopo aver fatto questo accordo, però appunto io come imprenditore non ho ho il dovere di tramutare queste parole scritte in fatti, e quindi Roberto Borgnoli questa settimana, neo direttore dell'Ottana Energia, ha presentato questi 7 MW di solare fotovoltaico da realizzare all'interno del sito dell'Ottana sui terreni che l'Equipolis ha sempre tenuto, diciamo, liberi e quindi inutilizzati, sul capannone, sul grosso capannone che ha lì come stoccaggio del PET, e quindi adesso inizieremo questo percorso autorizzativo. Io sono sicuro che, nonostante qualcuno abbia criticato questa delibera regionale, io sono sicuro che invece questa delibera regionale dimostrerà, in un'occasione come questa, che la certezza di un percorso autorizzativo può anche determinare la velocità del percorso autorizzativo. E la delibera regionale, nonostante coinvolga molti enti, però è molto chiara di passaggi burocratici, e quindi non abbiamo dubbi che questa sarà una prima risposta al territorio. Vedo là tanti disoccupati, casse integrati degli stabilimenti che sono in Ottana, ed ecco, questa è una delle prime risposte che porto stasera, non solo oggi, non solo parole, ma anche un progetto vero, un investimento da 30 milioni di euro che ho cercato di concepire, nonostante sia passato solo un mese, in una maniera innovativa, nel senso di riuscire a realizzare il grosso delle produzioni qua e non a portare a montare qualcosa già prefabbricato in Nord Italia. Quindi uno sforzo che ha fatto le persone che lavorano con me è molto importante, però per creare occupazione, ripeto, dare risposte concrete, non solo parole. È ovvio che è una battaglia non semplice. Ottana, secondo me, alla fine è un sito che deve sempre conciliare, forse fin dalla nascita ha dovuto conciliare cose opposte, ha dovuto conciliare la tradizione agropastorale con l'industria, ha dovuto, nato come stabilimento monosocietario, poi ha vissuto lo spezzatino, la divisione delle diverse attività. E quindi è molto importante per noi trovare una sintesi, un momento di composizione. Diceva l'assessore, la difficoltà di avere in dorama, che deve essere, diciamo, un'opportunità, ma da vivere con cautela, è verissimo. Una cosa che ci carica di molte responsabilità, sicuramente, perché fare chimica al giorno d'oggi, lo sa l'assessore quanto sia difficile, quanto sia complicato e impegnativo. E se vogliamo fare però chimica, dobbiamo risolvere i problemi che ci sono, e il problema dell'energia, che è quello l'oggetto del dibattito odierno, il problema dei trasporti e il problema dei servizi. Ieri mi trovavo, è stato un momento un po' difficile, ieri eravamo in Eni con il dorama, cercando di risolvere i problemi che lì ci sono per la fornitura della materia prima, che non ci danno purtroppo. È stato un momento di grossa difficoltà, in dorama era sul punto di lasciare, di abbandonare. Io ho detto a loro che però, come è stato fatto ad Ottana tante volte, anche lì, anche sulla materia prima, risolveremo sicuramente questo problema, assieme a tutto il territorio, troveremo una risposta unita, una risposta assieme alle istituzioni. Sembrava un bicchiere d'acqua. Grazie. È stato un momento molto difficile, ve lo dico, perché alla fine volevamo veramente mollare il colpo e non... Grazie. Non volevano, insomma, più andare avanti, e io ero molto, molto avvilito. Poi ho
ho pensato alla storia che abbiamo vissuto fin qua, e io sono sicuro che troveremo anche lì delle risposte. Il proprietario di Indorama mi ha guardato e mi ha detto: how we solve this? Come la risolviamo questa? E io gli ho detto, gli ho risposto in sardo e gli ho risposto a malavoglia.